Signore e signori, buonasera, chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parlo da Cassino, dall'Alta Terra di Lavoro e questa sera saremo insieme per parlare di la rubrica Musicanti e Cantori in Alta Terra di Lavoro. Parleremo di musica, arte, arte identitaria, tradizionale, arte antica, ma parleremo di un particolare tipo di arte, di un fenomeno che si può dire è diventato un fenomeno di costume, un fenomeno sociale, si può anche dire nazional popolare. Però è nostro compito cercare di capire dietro questo termine nazional popolare, che cosa c'è? Soprattutto far capire che c'è un mondo della musica popolare che è un'espressione della civiltà popolare. E ne parliamo con un personaggio di altissimo livello, da grandissimo contenuto umano e artistico, ma come nostro solito la presentiamo con un video. E le zitelle emmo tutte le zitelle vanno piangendo, ci ne parte lo zito e ci lo frate, ci ne parte lo zito e ci lo frate. Se partisti e se partisti e io chiudo risi, viciuli pari do in mesetto e chiango, viciuli pari do in mesetto e chiango. La gente e vicù la gente dei tuoi paesi con le lacrime l'occhi li domando, con le lacrime l'occhi li domando. Ecco qua, avete visto questa bellissima donna che sta cantando in maniera molto, sì, si può dire melodica, molto particolare, un canto antico. E parliamo di Cinzia Anna Villani. Ciao Cinzia, come stai? Ciao, volevo dire che mi chiamo Anna Cinzia, ma Anna. tanto sommando gli addendi il Prima risultato se... non cambia, sono sempre io. Ciao Claudio. E a questo punto la prima toppa l'ho fatta già. Come stai? Ma non ti preoccupare, vai tranquillo, non ti preoccupare. Cinzia, io ti dico Cinzia perché è anche il nome di mia moglie, così faccio Ah, ok. subito, dico subito. Senti, ti volevo dire questo, l'ho detto apposta la questione nazionale popolare, perché ormai diciamo praticamente che parleremo di pizzica. Pizzica, pizzica, Taranta, quello che è un termine altamente inflazionato, ormai si associa quando uno parla di musica popolare, ah ma che balli la pizzica, che fa la pizzica, senza... ma questo da un lato è un bene, dall'altro però bisogna capire che dietro a questo nome, a questo termine c'è qualcosa di molto, molto, molto più lontano che va alle nostre radici, alla nostra identità mediterranea, alla nostra identità napoletana, alla nostra tua identità salentina. Dico bene, dico giusto, cerchi, che cercherai di farci
comprendere quello che c'è dietro questa moda, va? Ovviamente sì, sento che ormai lo posso dire che questa è la mia missione probabilmente, e quindi cercherò nel mio piccolo e in uno spazio che comunque è limitato, perché sicuramente non staremo una giornata intera a parlare, di far capire a chi ci ascolta, che saluto ovviamente, che dietro alle musiche tradizionali normalmente c'è sempre un vissuto. E che spesso nella parte nazional popolare, come dici tu giustamente, quindi quella che viene normalmente riproposta negli eventi, che viene molto pubblicizzata e che su cui è stato costruito quello che si chiama marketing territoriale, spesso poi non, viene completamente celata, no? Questa parte, questo spessore, questo vissuto, questa parte umana, questa parte personale, anche collettiva. Che faceva in modo che i riti potessero avere luogo e che poi anche le musiche potessero esistere, normalmente non viene veramente comunicata in modo chiaro, in modo pregnante, si sta sempre un po' in superficie perché la fruizione dei materiali musicali, anche di quelli tradizionali, purtroppo avviene molto secondo i canoni. Estetici e anche di proposta che sono quelli del mondo moderno. E quindi se lo spettacolo potrebbe essere in effetti una forma di mediazione tra l'antico e il moderno e anche la possibilità di una conoscenza da parte di chi del pubblico, insomma, no? Delle musiche tradizionali e poi probabilmente per quelle che sono, tra virgolette, molte virgolette, le leggi dello spettacolo o appunto le regole del marketing in generale, poi tutto questo passa sempre in secondo piano. E io personalmente ne ho fatto invece appunto la mia missione, perché ogni volta che creo spettacoli, ogni volta che propongo anche una piccola parte del repertorio, cerco sempre nel mio piccolo, magari non ci riesco, magari ci riesco, questo poi andrà, lo dirà il pubblico, no? Le persone che mi seguono, però insomma cerco sempre di contestualizzare ogni brano, di contestualizzare anche la performance, l'esecuzione, perché è fondamentale non staccare troppo l'esecuzione da ciò che c'è dietro. Ho parlato Sai, assai, lo so, sono una chiacchierona, Cinzia, il però. discorso è questo. Io credo che tu hai parlato giustamente di marketing, ma questo non è. Sono concorrenti, ma complementari, perché comunque c'è da dire che ormai fa economia ed è una cosa molto importante, altrimenti qui se no andremo tutti per stracci. Quindi bisogna ringraziare. A questo punto, il fenomeno Certo. esplode negli anni 70 con musica nuova, c'è da dirlo. Sì, Musica nuova che sì. porta nel mondo, quindi da Eugenio Bennato a Carlo D'Angiò, Teresa De Sio, che portano nel mondo, fanno diventare universale la vostra tradizione musicale. Poi c'è Taranta Power, ma a questo punto va bene così perché fa economia. E poi, sinceramente, se il Salento è diventato il Woodstock mediterraneo, il Woodstock europeo, siamo tutti più contenti. Poi ognuno poi ha la moda di. Come dici tu, c'è questo libro, ci sta chi si ferma a leggere la copertina, chi si ferma a leggere l'introduzione e chi ha voglia di leggerlo tutto. Quindi tu dai modo a tutti di Ovviamente, poter. certo, quella è sempre una Diamo scelta possibilità che a sta. tutti, però molto probabilmente se non esisteva questo marketing, forse noi non stavamo nemmeno chiacchierando di questa cosa. Ma Quindi diciamo, assolutamente io vabbè. non condanno il marketing. Penso solamente che anche il marketing potrebbe essere fatto in una maniera intelligente, in una maniera sensibile, oppure sostenibile, come tanto si usa dire oggi. Perché poi alla fine. Il marketing è anche io che vado a comprare la cesta fatta a mano, per esempio. Cioè, ci sono tante forme di marketing, no? Quindi quello che io penso è che sicuramente dobbiamo ringraziare tutto quello che c'è stato prima di noi. Da Salentina, ovviamente, ringrazio molto anche Rina Durante, ovviamente, che non so se conosci, ma è stata una grande espressione, una grande voce della nostra terra, una scrittrice, un'insegnante, una giornalista, una poetessa che negli anni 70 si prendeva gli studenti dell'università e se li portava nelle osterie a registrare le persone anziane che magari bevendo un bicchiere di vino in più potevano più facilmente
liberare la propria Guardi, voce e andiamo più seguire. sull'antropologico, sul sociale, sull'antropologico, quindi diventa più una cosa vostra. Bennato perché poi finivano le esperienze, lui e Dangiotti, NCCP, quindi è ovvio che sull'onda lunga del successo che loro ebbero si portò dietro pure. Ma questo ben venga, assolutamente, ti ripeto, il problema del marketing, Cinzia, il marketing è figlio del terzo millennio, e il marketing deve Sì. nutrire il terzo millennio, non è che stiamo qui pensando, io pure se guardo quello che mi giro indietro, mi piace molto di più, però poi se ci fermiamo a guardare troppo indietro diventiamo una montagna di sale, come la moglie No, ma guarda, tra di l'altro Musica Nuova che tu hai menzionato è stato uno dei miei primi ascolti, quando io mi ma sono tutti hanno avvicinata, quindi a cominciato distanza a di conoscere. tantissimi anni. A metà degli anni 90, quando io mi avvicinavo con un primo interesse verso questa musica, questa cultura, io ho ascoltato proprio Musica Nuova, che era una cassetta, un'audiocassetta che girava molto negli ambienti che frequentavo, e quindi anche io ho potuto avvicinarmi e ascoltare, approfondire e sentire questo interesse che cresceva anche grazie a questo ascolto. Quindi ovviamente siamo grati a tutto quello che ci ha preceduto e che c'è stato prima di noi, in tutte le forme, in tutti i sensi, eccetera. Beh, Ed è ovvio anche. hanno dato anche un'impronta dal altissimo contenuto culturale e artistico, e questo è importante, perché tracciando il Assolutamente. solco, vi ha condannati, tra virgolette, a chi vuole fare arte come la fai tu, a starci dentro. Certo. E quindi è importante questo. Senti, ma tu lo sai che c'è un'altra persona molto, molto importante di qualche secolo fa, che era un re a cui dovete dire grazie. Che era un re. Probabilmente sì, ma adesso non mi sta avvenendo, mi cogli un po' alla sprovvista. Allora, mo te lo dico, la sanno in pochi. I salentini dovrebbero averlo sempre nel proprio portafoglio questa fotografia, perché nel 1797 Ferdinando IV, che era una persona estremamente colta, re di Napoli, venne a Taranto. Gli fece in una visita di Stato, gli fecero ascoltare la Pizzica Pizzica. Sì. Lui rimase così folgorato, si chiama Pizzica Pizzica, che la fece trascrivere. E la fece trascrivere, e quindi la musica tua divenne una musica trascritta come appare della Tamuriata e delle Tarantelle. La stessa cosa poi accadde con Saltarello della Mano, e addirittura questi pezzi, queste danze, le fece suonare al suo funerale. Sì. Quindi Quindi il mosaico è grande, ovviamente, certo, sì, divenne una sapevo musica di questa cosa, sì. colta, perché fu la musica esatta che fu trascritta, ed è stata una cosa molto molto importante. Lo sanno in pochi, poi lì mi rimando tutto lo studio che è stato fatto da un tuo conterraneo su questa vicenda. Dove nasce Cinzia? Io nasco a Tricase, provincia di Lecce, e subito dopo mi trasferisco a Taranto, dove mio padre lavorava, e ho vissuto lì fino all'età di 16 anni, poco più di 16 anni, e poi abbiamo fatto un ritorno familiare in terra salentina, Salento Leccese, per essere più vicini ai parenti che i miei genitori avevano lasciato appunto in questo territorio. E non abbiamo scelto i paesi di origine dei genitori per non fare torto a nessuna delle famiglie di origine, bisogna fare i conti e mantenere sempre gli equilibri, ovviamente. E abbiamo scelto una ridente cittadina che è quella di Maglie. Però adesso io da tanti anni abito in un paese più piccolo e dove mi trovo molto bene, si chiama Zollino, è un paese molto attivo anche dal punto di vista culturale, ci sono delle belle realtà, delle belle associazioni che fanno tante cose e anche io poi nel 2007 ho fondato un'associazione che appunto promuove, divulga e custodisce il patrimonio locale. E ho cominciato già da un po' di tempo prima di fondare l'associazione, avevo già cominciato a fare il mio percorso di ricerca sul campo, senza essere una ricercatrice accademica, ma solamente sulla base di quelli che erano i miei desideri di conoscenza del repertorio e quindi principalmente essendo una cantante.
Mi sono rivolta ai cantatori, alle cantatrici, ho cercato di riunire quanto più possibile sempre gruppetti di almeno 2 o 3 persone, perché il nostro è un canto che nasce come canto aggregativo, polivocale, che si svolgeva nelle campagne durante i lavori agricoli, e quindi per capire come funzionava bene una melodia ci dovevano essere almeno 3 voci. Se non 3 voci, almeno 2, quindi una che facesse da prima voce, no? Da voce portante, e l'altra che facesse la terza, diciamo, no? Il controcanto. E il basso, invece, che è una parte molto importante del nostro canto, conoscevo già l'andamento del basso, che poi è quello del pedale, e quindi se ci fosse stato in tutte le occasioni sarebbe stato molto bello, però. Spesso ci sono delle melodie che sono talmente imprevedibili, arcaiche, che è più importante che ci siano le 2 voci principali. Il basso comunque sapevo già come funziona, e quindi per diversi anni ho fatto questo. Veramente adesso mi sta venendo, perché ho avuto anche qualche anno di pausa per occuparmi anche di tante altre cose, faccio spettacoli, viaggio, giro il mondo. Creo sempre come dire, nuove occasioni per poter esprimere il mio sentimento nei confronti del territorio, anche per poter divulgare questa cultura, e quindi ogni tanto questo andamento della ricerca ha avuto un po' di pausa. Adesso vorrei ricominciare a rimettermi in contatto con delle persone che sono piuttosto, tra virgolette, giovani, che ho conosciuto anche recentemente e che ho visto che sanno tante cose. Quindi la ricerca non dovrebbe mai veramente smettere di esistere, cioè, abbiamo sempre la possibilità di conoscere, no? Per fortuna apparteniamo anche ad un territorio dove le tradizioni sotto banco sono durate per un bel po' di tempo. L'unico, tra virgolette, neo è che in assenza del rito spesso mancano le tradizioni. Ma, per esempio, pochi giorni fa ho cantato in un bellissimo posto dove c'è un giovane cuoco che si diverte a cucinare benissimo, si chiama Namastè ed è a Botrugno, sempre in provincia di Lecce, e appunto lì a un certo punto è arrivato un prete di un paese non tanto lontano, e ha cominciato a cantare, a sciorinare un repertorio infinito di canti, anche molto, vabbè, alcune melodie arcaiche, più campagnole, però canti satirici che da un prete non te li potevi aspettare. Invece è successo anche Di questo, e questo è bellissimo. pistornelli, insomma. Sì, degli stornelli satirici, sì, degli stornelli satirici un po' spinti, un po' così, perché appunto l'ambiente era quello divertente. Cicolano, Pescorocchiano a fare i carnevali loro. Loro hanno un carnevale importante perché noi, come Associazione d'Italia Alta di Lavoro, siamo pure nel comitato Pro Pulcinella, patrimonio dell'UNESCO, per cercare di far diventare Pulcinella. E loro pure fanno le guerre di stornelli. Stornelli, guerre in continuazione, come da voi, perché la tradizione erano quelle, che poi bisogna distinguere, secondo, ormai lo vado ripetendo da tempo, dall'identità e la tradizione. La tradizione è l'innovazione dove l'uomo è protagonista dei cambiamenti e non spettatore. L'identità è la purezza, il tempio dove ci sta, dove ci sta il canto antico, musica antica, cultura antica. Se non ci fossero identità, la tradizione non andrebbe avanti, è il fuoco della tradizione, ma se la tradizione non c'è, l'identità diventa cenere. Un esempio molto semplice, ti parlo una tamburata fatta con tamburo e voce, identità. Quando ci metti la fisarmonica nell'organetto diventa tradizione. Tu prima hai fatto un Sì, cambio identitario. è vero. E Ma noi, poi, tra l'altro, il ritmo e la voce sono gli strumenti più antichi che abbiamo, no? appunto, quindi come può essere l'identitario la zampogna, la ceramella, può essere il tamburello, il tamburo, ma quando cominci a cambiare anche un po', va avanti, ma è giusto che sia così, se no staremo ancora nelle caverne a suonare. Ma questo anche nel teatro, in qualsiasi cosa, assolutamente. Ma certo. Ma come ti avvicini alla musica popolare, alla musica? Da bambina, piccolina, tramandata dai familiari, Guarda, in e realtà poi diventando un mestiere, si può dire.
Sì, è diventato un mestiere, è diventato una, cioè continua a essere una grande passione ed è diventato un mestiere nel frattempo. E, come mi avvicino? Beh, avendo origini semplici, comunque, perché i miei genitori vengono da famiglie semplici, la mia mamma figlia di contadini, in particolar modo, di un paese che tra l'altro ancora adoro, ma entrambi i paesi dei miei genitori sono molto belli, sono Ruffano e Specchia Preti. Praticamente, forse stando in una città che non c'entrava niente con la famiglia, con le famiglie di origine, in realtà è come se probabilmente mi sia mancato quello strato sociale, no? Quella base dove ogni individuo poi ha bisogno di affondare le radici, perché le radici sono importanti. E quindi vivendo un po' scollata dal territorio di nascita dei miei genitori, ma sentendo continuamente parlare i miei genitori in dialetto in casa, e poi quando uscivo fuori di casa sentivo parlare con intonazioni assolutamente diverse, perché il dialetto Il tarantino e tuo qual è? l'intonazione. Non è molto, non è greganico il vostro. Il dialetto che parlano ancora i miei è ovviamente tutto proveniente sia dal greco, dal greco e dal latino, sicuramente anche con altri miscugli, perché noi abbiamo avuto tante influenze, quindi abbiamo anche influenze con i Balcani, capito? Il nostro dialetto è molto mischiato, abbiamo anche tanti francesismi. Per esempio, la mia mamma, quando ero piccola, per farmi stare ferma, mi ha insegnato a ricamare, a cucire, a fare questi lavoretti che ancora io faccio, ho ripreso a farli, tra l'altro sono molto contenta. Anzi, posso approfittare anche per farvi vedere qualcosa più tardi, che tiro fuori, così facciamo conoscere anche chi ci segue qualcosa di quelle mie, e mi diceva: dai, stai lì, non ti preoccupare, state già e travaglia. Travaglia, travaillé è una parola francese, no? Quindi, Certo, sì. avendo avuto tante dominazioni, è normale che nel nostro dialetto si respira tutta Questa questa. è la grandezza. Guarda, mentre tu parli, faccio sventolare questa bandiera che è quella del regno, la grandezza del nostro regno, la promiscuità etnica e multirazziale, non razzista, assolutamente, multirazziale per dire, d'altronde è presente nella Costituzione, quindi nessuno mi rompesse le scatole. Certo, Quindi, no. Quindi la grandezza di essere stati. Che più che dominazione parlerei di governi, perché poi noi il Regno di Napoli aveva la sua struttura amministrativa di diritto che tutti dovevano servire, a cominciare dai sovrani. Quindi è normale, ci saranno sicuramente termini spagnoleggianti e aragonesi da voi, perché poi era sì, assolutamente, sì. Però, come da noi. insomma, i dialetti, già i dialetti sarentini sono tantissimi. Io parlerei di lingua volgare, il dialetto ce l'hanno al nord, noi no. Sì, infatti io spesso dico lingua salentina, anche se Bravissimo, bravo, comunque sono bravissimo. tante le lingue salentine, perché poi appunto stavo dicendo che tra un paese e l'altro, anche tra un paese e frazione, che magari sono distanti 1,5 km, 2 km, ci sono delle sfaccettature che cambiano. E scommetto anche piatti diversi a tavola. Assolutamente, assolutamente, tradizioni diverse, modi di fare, ma È sì, perché le come no. influenze sono diverse, ma tu un popolo vedi come mangia, vedi come parla e capisci chi è. Siccome noi quando mangiamo e quando parliamo cantiamo, è ovvio che siamo avanti È rispetto vero. Comunque, cioè, mi hai fatto venire in mente una ninna nanna, un pezzettino di ninna nanna che mi cantava la mia brava. nonna materna, che nomina proprio appunto Napoli, perché il nostro riferimento culturale, La quello diciamo dei capitale. conti antichi, era Napoli, no? E quindi dice: è na, come questo non ci sta, né qua né fuori terra, manco a Napoli non ci sta, né qua né fuori terra, manco a Napoli non ci sta. Si riferiva al bambino e dice: bello come questo bimbo non ce n'è, né qua né fuori terra, fuori dalla terra nostra, e neanche a Napoli si trovano bambini così belli. Quindi ci Ma sono diversi riferimenti. guarda che la tradizione musicale così forte da noi è proprio perché centralità era Napoli, perché quel regno la musica era considerata per molti secoli l'industria nazionale e quindi a pioggia si trasmetteva in tutto il territorio, in tutte le province del regno. Quindi noi troviamo antichi cantori, antichi musicanti, analfabeti, però avevano una cultura elevatissima perché sapevano cantare o musicare in maniera eccezionale.
Perché la vera cultura nel passato si considerava la musica, il canto, la filosofia, la matematica, la teologia. Adesso c'è altissima scolarizzazione, ma c'è un analfabetismo funzionale molto, molto forte. Erano molto più intelligenti e molto più acculturati i nostri nonni, ma al massimo forse sono arrivati alla terza elementare. Che molti laureati di oggi non è demagogia questa, ma è vero, perché l'analfabetismo funzionale oggi è tremendo, è tremendo. Sì, sono perfettamente d'accordo con te e penso anche che i saperi di un tempo erano di gran lunga superiori, Eh sì, si viveva perché di avevano a che proverbi, fare con la natura, con i cicli della natura, c'era una conoscenza veramente diretta del. ma tu lo sai, infatti noi prima vivevamo col calendario stagionale. Tu ci hai mai fatto caso quando vai in giro con i tuoi viaggi in moltissimi nostri borghi, quei campanili con quella bacchetta? Non avevano l'orologio, ma avevano le bacchette. Ci hai fatto caso? Lo sai perché? No, no. Facci caso, anche da te ci sta. Perché Ok. prima che arrivasse Napoleone, la giornata iniziava al tramonto. Ed era divisa in tre fasi, 8 per 3 e 24. Iniziava al tramonto. Infatti, molti che noi facciamo, soprattutto storia, quando facciamo molte ricerche, troviamo molte volte questo trattato firmato all'una di notte. Io non pensavo, ma scusa, ma l'una di notte, che sta gente poteva dormire poi dopo. Invece no, perché praticamente l'una di notte voleva significare un'ora dopo il tramonto. Quindi non c'era bisogno l'ora solare e l'ora legale. Ma ogni stagione aveva il suo inizio di giornata, quindi l'inizio di giornata di novembre era diverso da quello di maggio. Quindi la nostra natura andava proprio con le stagioni, quindi il microcosmo legato al macrocosmo, ma anche a livello stagionale. Mostrano tutti pazzi, quando arriva il cambio dell'ora legale all'ora solare, sta gente che se ne va in di testa. Quindi quello che tu dici, pensa che io ho letto adesso un libro che noi abbiamo fatto. Ci ho fatto adesso, dobbiamo fare una trasmissione che è andata già in onda con il professor Gianandrea De Antonellis, Ernesto il Disingannato, del 1874, il primo romanzo borbonico post-unitario, e ancora a Napoli, nel nostro regno, nonostante fosse entrato in vigore il nuovo calendario, si parlava, in, i, si, si teneva a punto di riferimento il vecchio calendario italico. Molto Quindi tutto quello che dice è interessante. vero. Assolutamente, ma c'era, cioè noi andavamo in sindonia con la natura, con le stagioni, con il cosmo, senza Sì. alterazioni, senza forzature. Esatto. E le persone si sapevano anche curare da sole, c'erano delle Perfetto. figure in ogni comunità che erano in grado di far partorire, di far abortire, di curare, di fare massaggi, di togliere le infiammazioni, di Sì. creare l'alimentazione giusta. E, nei nostri piccoli villaggi, non credo che poi fosse solamente nei nostri, ma in generale, no, nelle comunità arcaiche, vicine alla natura, le persone sapevano perché c'era un sapere che circolava e si aveva stretto contatto con l'esperienza diretta delle piante, degli animali, dei cicli lunari, del E la terra, di sole. tutto, e si andava in binomio con la natura. Certi tempi sono Esatto. cambiati, però facci caso, chi riesce ancora a vivere, perché da noi, qua giù nel regno, il tempo non è denaro, ma è vita. E Sì. chi riesce ad andare in simbiosi con i cambiamenti stagionali e cosmogologici, qua andiamo pure nella fede, la fede cattolica non è solo logos, ma anche mitos. Vive meglio. Sì. Personalmente cerco di farlo per quello che posso, ovviamente, no? Però Non è semplice, non è semplice perché siamo inondati nel sì. modernismo, quindi non è semplice. Però ci sono dei momenti dell'anno che per me sono importanti e quindi a modo mio li celebro, Sì. alcuni momenti delle stagioni, anche il poter fare un liquore col frutto di quel Certo. momento, no? Oh, Per me è ma guarda. Basta dire onorare la natura, onorare la stagione, sì. mangiare cibi di stagione. Sì, È la cosa più semplice. assolutamente, quello sempre, quello per forza, Senti, ma certo. non mi hai detto ancora, hai iniziato quindi, quando, a che età, adolescente, hai cominciato a suonare, a cantare? Qual è stato il tuo Allora, passaggio? ti stavo raccontando che a un certo punto
Ho sentito l'attrazione sin da piccolina, in realtà, verso il modo di vivere che c'era nel piccolo paese della mia mamma, e quindi ogni volta che andavamo lì a trascorrere un po' di tempo, mi piaceva stare per la strada con gli altri bambini, perché poi in città non potevo stare molto per strada, perché l'ambiente della città è molto diverso. E appena ho potuto, verso tra i 24 e i 25 anni, che avevo già questa attrazione verso i nostri canti, il dialetto, ho cercato di registrare mia nonna, io già cantavo, nel senso che già avevo ascoltato delle cose, ero andata in giro a sentire i concerti di persone che già c'avevano i gruppi, che già facevano questa riproposta, e soprattutto ballavo in maniera veramente scatenata, perché era il mio primo impatto con questa musica, con questo ritmo che era molto trascinante, quindi anche io ho subito questo fascino, ovviamente, del ritmo, Viva e sono Dio, stata, viva come? Dio, viva Dio. Sì, no, no, ma infatti sì, però poi successivamente ho cercato di capirne un po' di più, ovviamente, no? E tra i 24 e i 25 anni ho cominciato a cantare più professionalmente. Mi chiamo Daniele Durante, che purtroppo è scomparso da poco tempo, che all'epoca era il conduttore, diciamo, del Canzoniere Gricanico Salentino, e quindi con lui e con tutto quel gruppo cominciai, insomma, a viaggiare in tanti posti d'Italia. Suonavamo sempre, quasi tutti i giorni, tutte le sere, e contemporaneamente però io cercavo di conoscere il mondo contadino un pochettino più da vicino, sconfiggendo anche quella che era una sorta di timidezza, perché non essendo stata, Quello che avendo vissuto in città, rimaneva del mondo quello contadino. sicuramente, quello sicuramente, però soprattutto ho dovuto farmi un po' di forza, come dire, di forza proprio a livello intimo, perché io non sapevo come si potesse chiedere a una persona: cantami le canzoni di quando eri giovane, capito? Cioè, era un po' strano per me, che non ero mai veramente poi apportata direttamente al mondo contadino, avendo vissuto lontano. Quindi la prima conoscenza, vabbè, a parte appunto i parenti, i zii, i nonni, eccetera, il primo che ho conosciuto ovviamente è stato Uccio Aloisi, che già girava nei luoghi per cantare, lo conoscevano tanti amici miei, e Ormai quindi. era una tappa obbligata. Sì, ma poi con Uccio sono diventata proprio molto molto amica, e ci frequentavamo tanto, e andavo anche 2 o 3 volte alla settimana a casa sua. Ogni volta che raccoglieva la verdura, o quando stava per raccoglierla, mi telefonava e mi diceva di andare, perché mi avrebbe offerto la verdura del suo orto, benedetta, proprio veramente. E poi passavamo il tempo a cantare, mangiavamo insieme, andavamo insieme anche nei ritrovi in cui appunto si cantava e si suonava, e io lo andavo a prendere perché, insomma, avevo la macchina, e lo riportavo a casa. Spesso mi faceva mangiare anche alle 3 di notte quando tornavamo. Cioè, ecco, la cosa bella, no, di questo mondo contadino è proprio questa continua offerta delle cose buone che ci possono essere in una casa. Quindi Uccio, praticamente, se tu andavi dopo pranzo, dopo che avevi già mangiato a casa tua, a casa di Uccio, Uccio ti sedeva a tavola e ti convinceva a mangiare, perché tu dovevi mangiare a casa sua, ti dovevi comportare da ospite in maniera La Cinzia garbata. è la nostra civiltà, la nostra civiltà che è Sì. basata sull'accoglienza e sulla convivenza Esatto. E e sulla sulla. condivisione, no? Anche. Infatti per noi la parola, io personalmente, per noi la parola tolleranza non è mai esistita, perché la tolleranza è l'anticamera della violenza. Io non ti devo tollerare, io con te convivo, ti accetto e convivo con te. È la nostra civiltà, è la civiltà napoletana, che è molto più ampia, dove c'è anche quella salentina dentro, perché fa parte. E quindi la nostra, Certo. c'è stato un bellissimo libro di Franco Cassano, Il pensiero meridiano, che spiega Sì. bene pure la cultura del dono, no? Sì, Per noi è sì, 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 sì. normale questo, è una cosa molto normale, nulla di che. Ma dimmi una cosa, un pezzo che ti ricorda Uccio adesso, con cui cantavi spesso? Guarda, l'altro giorno proprio ho parlato con degli amici di Uccio, e mi chiedevano: qual è secondo te la canzone che maggiormente ti ricorda Uccio Aloisi? Ce ne sono Adesso. diverse.
Sicuramente degli Ucci in Capisco. generale, perché poi Uccio Bandello era l'altro cantore, il compagno di canto di Uccio Aloisi, e anche Uccio Aloisi cantavano un brano del loro paese che si chiama Maralacqua. Io ho imparato la versione dell'altro Uccio, ma sto studiando anche quella di Uccio Aloisi, proprio ultimamente. Ti faccio un accenno di questo e poi magari ti canto Una Benvenuta ai Nieri, e poi ovviamente La Pizzica Pizzica degli Ucci, che è molto Sì. conosciuta, che è stata molto molto riproposta. Quindi poi mi sposterò, prenderò un tamburo Sì. e magari ti faccio un pezzettino di Sì. Pizzica Pizzica degli Ucci. Maralacqua, ti canto qualche verso, fa più o meno così. E mara, mara, l'acqua della fontana, mara, e case non era mara, io ci avvivia. Mare dove le onde dell'umare, l'umare dove. E che roba denda cuore, che roba denda cuore. E che roba denda cuore, tutti li toi. Questo è un canto che loro facevano quando buttavano il verderame sulla vigna. Quindi con la Ufrid un pompa. gol, Cinzia, Ufrid un gol, però. Grazie. Quindi con questa pompa che si portavano dietro, cantavano mentre. Da ragazzini abbiamo fatto anche quello. Con la... Poi Senti. c'è per esempio l'aria dei Lutrainieri, i Trainieri sono i carrettieri, no? Quelli che andavano in giro con il carretto, trasportavano merci, il cavallo e il carretto erano, diciamo, per molti l'unico mezzo, no? Di trasporto, e tanta gente ci lavorava. E Nelle mie interviste. chi ce l'aveva era un benestante. Chi ce Esatto, l'aveva era un stavo proprio per benestante. anticipare questo. Sì, chi ho intervistato parlando dei Trainieri, spesso mi ha detto. Chi teneva il cavallo era ricco, perché poteva dare opportunità molto diverse, no? E per esempio Uccio, quando cantava la sua aria dei Trainieri, vediamo se me la ricordo bene, faceva così. E cavallo fammi fare, mo stanchia nata, e alleggere la gattula sonagliera, e no boio fazzo più il ludrai ieri, e lo meo cavaggio no vole cammina, e lo meo cavaggio no vole cammina, e tira cavaggio tira e l'anchia nada, e callece della gattula sonagliera. Più o meno così, ma io ne ho ascoltate tante di aria dei Lutrainieri, quindi devo fare attenzione, perché poi magari rischio di confondere tra versioni differenti che conosco, anche perché queste arie qua così antiche, così vocali, monodiche, sono quelle che io ho cercato di più, perché in realtà poi gli altri repertori come serenate, stornelli, spesso sono anche più melodici e sono anche altrettanto belli, ovviamente, ma sono quelli che hanno resistito un po' di più, no? Mentre, come si diceva prima, scomparendo il rito scompare anche la musica. Quindi, quando il trainiere, il carrettiere ha cessato di esistere perché i tempi sono cambiati, eccetera, sono scomparsi anche i canti, anzi, sono scomparsi prima quelli, perché non c'era più l'occasione per poterli Ah, cantare, no? è bella rete, no? Quindi siete, voi che fate quest'opera qui, un'opera meritevole veramente da incorniciare, e vi ringraziamo perché effettivamente sono quei canti melanconici che sono comuni a tanti da noi, se, Sì, da noi sono nella anche zona molto napoletana, mediterranei. molto mediterranei, molto calende greche, capite? Molto,
con la litania, che da noi si usa molto ancora nelle fronde, ognuno con la sua Esatto. lingua. Sì. La sua lingua. Senti, ma noi, siccome sono ignorante, no, spesso prendo molte cazziate, gli amici mi perdoneranno questo termine, ma tra pizzica e taranta, ma qual è la differenza? Se c'è, che cos'è, se esiste, oppure fa parte del marketing il nome taranta dopo 40 paure? Facci capire, va. Allora, cercherò di farvi capire in maniera piuttosto breve, sperando di riuscirci. La Non mi cazziate. Taranta, guarda, ecco, ti avevo detto che ti avevi fatto vedere, già che facciamo un po' di pubblicità ai miei prodotti. Questa è la tarantola, ok? Questa l'ho Perfetto. ricamata io. Poi vi presento questa cosa, che cos'è? Queste sono le mie sorpresine, le sorpresine salentine che ospitano il mio CD, sono l'ultima mia trovata. Di marketing fatto a casa praticamente. E quindi questo è il ragno. Allora, anticamente si attribuiva alla tarantola, in particolar modo, ma forse anche sbagliando, alla tarantola licosa, un morso velenoso che poteva dare origine ad un ballo irrefrenabile, scatenato da parte soprattutto delle donne, ma poi anche in realtà da parte degli uomini, perché succedeva anche agli uomini di essere punti dalla tarantola e di manifestare questo tipo di fenomeno psicomotorio che assomigliava ad una sorta di delirio nel quale la persona piombava, passando prima da una malinconia, spesso, quindi una specie di depressione di qualche giorno, che comprendeva anche il rifiuto del cibo, l'impossibilità spesso di riconoscere anche i propri familiari, i propri congiunti, e poi quando si faceva questa piccola diagnosi attraverso appunto parenti vicini di casa. Come si diceva prima, le persone conoscevano, prima sapevano, no? La gente sapeva da dove provenissero i malesseri. Quando si era stabilito che invece era stato il morso della tarantola, si chiamava un'orchestrina di suonatori, di musicisti o musicanti. Ma tutto quello che abbiamo visto nel famoso documentario di De Martino, no? Esatto. Esattamente quello. In realtà, proprio De Martino, poi, facendo le sue indagini, ci racconta che il ragno veramente velenoso era il Latrodectus tridicim guttatus, quindi era un ragno più piccolo della tarantola, e quello veramente un ragno che ha un veleno, che se malauguratamente anche oggi si viene punti da quel ragno, bisogna spesso correre in ospedale perché si possono avere dei disturbi molto, molto forti. Come la Addirittura vipera, anche la insomma. Come morte, ho letto da qualche parte, quindi è un la veleno vipera, veramente. come un morso di vipera. Sì, esattamente. La tarantola invece, De Martino ce lo dice, ma poi anche tanti altri, ci dice che invece è un ragno assolutamente innocuo. Probabilmente, questo lo sto azzardando io, quindi prendetela molto con le pinze, probabilmente un tempo, in tempi molto più antichi, era il Latrodectus che pungeva e faceva star male le persone, e questa cosa si è unita a dei rituali musicali curativi, e quindi poi l'attribuzione del morso e del veleno, insomma, è stata data poi alla tarantola licosa. Non lo so, io ovviamente racconto quello che ho capito io, quello che posso immaginare Sì. io, avendo letto un po' di cose. La cosa più, diciamo, la cosa interessante è che queste persone si curassero solo con la musica, quindi con la conoscenza. Appunto da parte dei congiunti, dei familiari, dei vicini di casa, che potevano dare una specie di diagnosi facendo le loro indagini, e poi con la parte musicale. Quindi si chiamavano le persone del paese o dei paesi vicini che potevano intervenire con voci, tamburo soprattutto, perché ci voleva il ritmo per scazzicare, tra virgolette, che significa come dire, far sfogare questo veleno che stava nel corpo, fare in modo che la persona reagisse alla musica e cominciasse a ballare per buttare via attraverso il sudore, a volte anche attraverso il vomito, questo veleno che risiedeva nei corpi delle persone morse. Ma questa musica che era una pizzica, una tarantola, come si chiamava?
Allora, guarda, anticamente, nei secoli passati, la musica non è sempre stata la pizzica pizzica, e ti dico anche di più. Questo è testimoniato da un bel libro e da un bel progetto del quale ho fatto parte diversi anni fa, che si chiama Danzare col Ragno. È un libro con CD, dove Brizio Montinaro, che ha raccolto molte testimonianze in varie biblioteche d'Italia e del mondo, ha potuto anche portare una, come dire, allargare un po' la parte musicale, nel senso che prima erano delle musiche anche lente, melancoliche, non era sempre questo ritmo così trascinante. Succedeva anche che spesso erano persone nobili a essere punte, quindi non solamente contadini. Più tardi, poi, il fenomeno nel Novecento si è ristretto ed è stato appannaggio delle classi contadine, ma prima c'erano pre, appunto c'era il caso di un vescovo che si era fatto pungere apposta per vedere perché prendeva un po' in giro il fenomeno, c'erano diversi nobili, diverse nobildonne che venivano anche loro punte e che richiedevano i suoni. E Quindi quindi questo sicuramente suono, stiamo... Dimmi. quindi come si chiamava questa musica? Cioè, sono cambiate nel corso degli anni, dei secoli. Sono cambiate nel corso dei secoli queste Quindi musiche. non è, non è Spesso erano pizzica, delle non è, forme. quindi non è pizzica. Che cos'è in effetti? Come si può Allora, etichettare? la pizzica pizzica era soprattutto il ballo contadino nei momenti di festa, nei momenti di cerimonia familiare, quando si stava in Come compagnia. da noi ballarelli, saltarelle, tammurriata, la stessa cosa che per Esatto, voi. e che è una forma di tarantella, no? La pizzica pizzica Eh sì, appartiene alle tarantelle. tanto su tutte tarantelle. Esatto. Prima però c'erano anche delle altre musiche che spesso erano anche delle tarantelle, magari un po' più lente, o erano anche delle musiche più malinconiche. Potevano anche essere delle nenie. Cioè, diciamo che le persone dovevano trovare il loro, come dire, la musica che suscitava in loro la voglia di muoversi o di dondolarsi o di cantare, comunque di tirare fuori qualcosa attraverso la propria voce stessa, attraverso il ballo, attraverso il lamento. L'importante era fare in modo che questo veleno uscisse fuori. E quando il fenomeno si è ristretto alle classi contadine, che appunto poi è stato il momento in cui De Martino ha fatto la sua ricerca qua nel Salento e anche poi in altri posti, perché lui ovviamente andava a scrutare tantissimi luoghi, diciamo che la pizzica pizzica era la parte musicale che più si adattava a questa esigenza, ma in realtà già contemporaneamente si sapeva di casi di tarantismo in cui la persona era stata punta da una tarantola sorda, per esempio, che non amava i suoni. E quindi la persona punta spesso si cantava da sola delle nenie, come dei lamenti funebri o delle ninne nanne, che servivano a quella persona per curarsi. E quindi la cura era completamente autogestita. Quindi una musica che era la medicina, ogni male faceva la sua musica. Esatto, sì. E anche quando si chiamava l'orchestrina terapeutica per fare questi suoni, c'era una prima parte di esplorazione, quindi si cercava di suscitare il movimento, la reazione da parte di questa persona che era stata punta dalla tarantola, e si faceva questa indagine sonora, quindi si cercava di capire se amava una scala maggiore o una minore, un tipo di ritmo, invece, che ne so, un ritmo più lento, un ritmo più veloce. Era tutta una cosa che si componeva là per là attraverso l'esperienza dei suonatori terapeuti e la richiesta della persona che doveva in quel momento guarire. Oggi è completamente scomparso questa ritualità, no? Oggi questa ritualità è scomparsa, però possiamo dire che, come dicevi tu prima, questo marketing territoriale, no? Che ha coinvolto anche il territorio Leccese, Salentino e non solo, probabilmente risponde ad un'esigenza
che abbiamo tutti ancora, che è quella di stare insieme, di condividere la musica e anche il ballo. È ovvio che non dobbiamo essere molto pessimisti a riguardo, perché magari vedendo scomparire le forme più antiche della danza, o anche quelle più antiche nei suoni, il modo di portare la voce, no? L'emissione vocale, il modo di suonare il tamburo, sicuramente tutto questo spettro sonoro si riduce molto e si appiattisce molto, ma probabilmente ancora risponde ad un bisogno che abbiamo tutti. E semplicemente prima le persone non andavano a curarsi dal dottore o dallo psicologo e richiedevano i suoni. Oggi abbiamo più possibilità sia di stare insieme. Stare insieme non lo so, perché adesso siamo tutti un po' divisi e l'online ci aiuta tanto per avere tanti rapporti, anche la possibilità di scegliere le persone con cui avere i contatti e i rapporti, però nello stesso tempo ci allontana dal vicino di casa. No? Quindi è un po'. Ormai viviamo l'epoca delle porte chiuse, dei cancelli elettronici, quindi, Esatto. però ti posso garantire che c'è una voglia un'altra volta di contatto umano, più di prima. Ma sicuramente, ma io penso, guarda, che alla fine le esigenze delle persone non cambiano mai, semplicemente la scommessa è poterne essere consapevoli, quindi poter vedere quali sono i nostri bisogni e poter accontentare quel bisogno, cioè poter capire come si soddisfa quel bisogno, no? Questo è il grande cancro della borghesia, ma che è fallito. Il disegno della borghesia sull'individualismo sfrenato è fallito. C'è tanto bisogno di aristocraticità. Aristocraticità, ecco, è condivisione, stile di vita, modo di pensare, modo di essere. Che era trasversale dal mondo contadino e pastorale fino al sovrano. E la borghesia sta cercando di, ma ha fallito miseramente. Senti, Cinzia, ma nel tuo territorio, come da me, sicuramente ogni posto c'è la sua pizzica, c'è la sua diversità nella musica, come da noi, no? E tu che Beh, cosa sì, fai? più o meno. Sei riuscita, cioè riesci a cantare in maniera diversa ovunque tu stai, oppure hai il tuo tono che è Diciamo che sempre quello? conosco un po' di modalità di Appunto. canto, sia rispetto ai canti polivocali che abbiamo citato prima, sia rispetto alla pizzica pizzica. Anzi, vado a prendere il tamburo perché devo farvi sentire la pizzica E del alla Bucci fine, che perché ho l'abbiamo altre due menzionato. tre ho altre era la fine, altre due domande, due tre domande da farti e poi ti congedo. Ok, lo prendo adesso il tamburo? No, quando lo dico io, non ti preoccupare. Ok, va bene. No, questo coso è, quindi tu riesci, ho capito che studi molto, ma anche il tuo territorio, quindi fai delle variazioni a seconda di dove stai. Piccole, ma le fai Sì, comunque. beh, se io devo, allora, se io conosco bene un'area che appartiene a un paese e che è una caratteristica di quel paese, la canto come si faceva in quel paese, ovviamente, e ci sono ancora. E grazie alle ricerche anche di persone che sono chiaramente venute prima di me, perché da noi la ricerca locale proprio è partita negli anni 70. Prima c'era stato l'OMAZ, no? Nel 54 che ha fatto la Eh sì, sua no, indagine. tutti dietro a De Simone, no? Esatto, però poi ci sono stati anche delle persone di qua che, avendo capito la preziosità di questi repertori, li hanno per fortuna registrati e portati a noi, che possiamo ancora cercare di capire come si cantava e anche cercare di capire quali possono essere le nuove funzionalità di questi canti, perché poi passando il tempo cambiano le funzioni. Quindi, mentre prima il canto era un'aggregazione appunto durante il momento del lavoro in campagna, o la serenata poteva veramente essere un modo per chiedere la mano di una fanciulla, è ovvio che adesso possiamo usufruirne e utilizzare questi repertori in maniera diversa, sia sul palco, perché appunto andiamo in scena, stiamo sul palco e possiamo far divertire le persone, raccontare, eccetera, sia in altre situazioni, perché ancora oggi noi facciamo delle festicciole, ci ritroviamo tutti quanti e ci cantiamo le cose. Ancora oggi, per esempio, sta per arrivare quasi quasi, no? Siamo quasi in prossimità
delle ceneri, comincerà il periodo della Quaresima e qua nel Salento, per fortuna ancora, esistono compagnie di ragazzi, anche giovani, che portano nelle case di parenti e di amici il canto del Lazzareno o Santu Lazzaro, che è un'altra tradizione bellissima che non è mai morta, sì, che ha avuto un momento di, diciamo, Ce un momento l'accenni? moribondo. Com'è? Ce l'accenni? Sì, ve lo posso accennare. Allora, buonasera a questa casa, a tutti quanti molabitanti, a tutti quanti molabitanti. Vinne Cristo, mobuli santi, ni deci aiuto e salvazione, ni deci aiuto e salvazione. Oci, oci, se fa missione, camoci Lazzaro è suscitato, camoci Lazzaro è suscitato, Lazzareno è sì qua fuori, Cacide Cristo tu si chiamato, Cacide Cristo tu si chiamato. È lunghissima, mi devo fermare, È una perché è litania. lunghissima. Come? È una litania bellissima. Sì. Questa è una litania che si accompagna con la fisarmonica, con i tamburi, con la chitarra. Gli Ucci, per esempio, ne facevano una versione in maggiore. Esempio, con la fisarmonica, vedi? Buonasera! Scusa, scusa, io mi Vedi, stavo la partendo. fisarmonica diventa tradizionale, identitaria non era con la fisarmonica. No, 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 certo. Bisogna vedere quello che c'era ancora prima, non ci Ecco, sono io volevo farti, testimonianze. andiamo a concludere, volevo farti questa domanda. Io sono purtroppo ignorante, mi piace solo ascoltare la musica, è una cosa che mi piace, perché sono sempre convinto alla fine che musica, come i libri, il teatro, il cinema, appartiene a chi guarda, a chi se ne nutre e non chi la fa. C'ho questo vecchio vizio e credo che sia per me fondamentale. È un vizio bellissimo. Sempre, quando sento... È un bellissimo Però vizio, se ripeto, vogliamo chiamarlo così, quello che tu hai. Oddio, ti io sei interrotto. ho qui, c'ho dei amici particolari, quando sento suonare la pizzica con la zampogna mi fa impazzire. Esisteva prima da voi, si suonava con la zampogna, la pizzica o no? Allora, c'è testimonianza di qualche zampogna, credo molto molto rudimentale, che si costruiva tantissimi secoli fa, però non tanto nel Salento, se non erro, ma più in provincia di Foggia, Della forse più da Capitanata. quelle, Della sì, da quelle Capitanata. parti. Perché poi la zampogna c'è quando ci sono negli ambienti pastorali, no? Per lo più. E gli ambienti pastorali sono quelli più montanari. Qui noi siamo veramente in pianura. Ascoltami Quindi bene, tu. quindi, e quindi qual era lo strumenti proprio identitari? Tamburello, poi? E voce, tamburo e voce. Guarda, non scherzo, veramente. Le voci sono, Come la erano. tamburiata alla fine, cambia solo, come la tamburiata cambia solo la dimensione del tamburo. Eh sì, cambia la Quindi dimensione, quello. cambia i suonali, cambia il modo di suonare, ovviamente, cambia l'accento ritmico, però Ti devo far assolutamente. sentire questo amico Angelo che suona la zampogna, la pizzica, la trova una cosa fantastica. A me Ah, ok, mi grazie, fa certo, arrabbattire. ascolto molto Un attimo, volentieri. faccio sentire, guarda. Quindi pure il violino appartiene alla tradizione per chi viene dopo, come l'organetto e No, come il la violino in chitarra. realtà è stato documentato, nell'Ottocento. Perché le Quindi chitarre, gli strumenti a corda sono anche antichi e qui c'erano. sì, Anche. no, per carità, però è tradizione, non è identità. L'identità è, come dici tu, voce e tamburello. Sì, Guarda che molto. probabilmente sì. Perché si va avanti, quindi sicuramente forse, perché per esempio la fisarmonica, l'organetto da noi compare a fine 800, poi la fisarmonica ormai l'adottano tutti. Certo. Quindi però poi ti ripeto, è importante dire questo. E un'ultima cosa e poi ci lasci col pezzo pizzica pizzica al tamburello. Io credo che per poter conservare qualcosa bisogna anche
comunicare in lingua. Voi, tu che fai? Parli mai sempre in italiano o nella tua lingua volgare con amici, in famiglia non ci parli più? No, no, io assolutamente parlo sempre in lingua volgare, come ami chiamarla tu, assolutamente. Certe volte anche quando vado a fare gli stage di canto, di danza, di pizzica pizzica, dopo un giorno che riesco a trattenermi, mi viene fuori la parola nella mia lingua, perché mi Attenzione, esprimo sempre così. attenzione, una cosa è lo slang, una cosa è una parola messa lì. Io parlo proprio un discorso in casa, in famiglia, con amici, dove non compare nemmeno la parola italiana. Li fai ancora? No, diciamo che noi facciamo sempre un misto, non Ormai è parliamo sempre contenuto. soltanto in italiano, non parliamo sempre soltanto in lingua Salentino, locale. in Sì, Salentino. facciamo sempre un misto che comunque, sì, questo dipende anche molto dagli argomenti, perché chiaramente poi la lingua locale si adatta a certi argomenti, ma se devi parlare di cose che sono assolutamente moderne, parli in italiano, perché magari non c'è sempre un corrispettivo. E quindi sei costretto a parlare in italiano, no? Questo è importante anche perché poi calcola che dietro ogni parola nostra c'è un trattato di filosofia, no? Un concetto. Certo. L'italiano è una lingua molto noiosa sotto certi aspetti. Sì, è Detto quello probabilmente anche meno espressiva. che... No, assolutamente, quello che tu dici con 20 parole in italiano, nella nostra lingua lo dici con due. Sì, Quindi sono d'accordo. è questo. E adesso, Cinzia, ci lasci con una pizzica pizzica col tuo tamburello. Subito. Vado a prenderlo. Il mio grande tamburo. Ma questo sembra quasi un tamburo da camorra. Non so che cosa sei abituato a vedere tu, Claudio, però Ma questo i è nostri molto tamburi grande. identitari sono così, sono grandi, Ah, erano pure grandi. voi. Sì, assolutamente. Guarda che sonagli, che non so se si vedono. Ma Ecco, dimmi una vedi? cosa, un pettegolezzo, ma come mai voi, cioè, per esempio qui da me suonano tutto, invece quando chiedo ai salentini curiosità di capire... Fammi una tamburiata, non la fanno mai. Sai, Sandini, siete proprio gelosissimi, non fate nulla che appartenga all'altro. No, Perché questa qualcuno che cosa? la sa fare c'è, no, no, non è vero, qualcuno che la sa suonare c'è, conosco tanti colleghi, amici che sono stati spesso alle feste in Campania, che ancora ogni tanto le frequentano e che hanno imparato sia il modo di cantare che il modo di suonare. Il modo di suonare è completamente diverso. Sì, Avete detto che la però tamburiata è devo completamente dire diversa. che... No, 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 qua qualcuno che fa bene anche la tamburiata c'è, poi spesso c'è anche un grande scambio tra noi No, ma poi ti dico Alcune... che certe volte quando chiedo a qualcuno sembra che gli ho mozzicato la tarantola. Cioè, va No. buco proprio. E invece la pizzica pizzica la fanno ovunque. Secondo me Sì, anche in ma Cina noi, la fanno. vabbè, tu devi sapere che c'è da dire che qua i napoletani, pure tu vedi nelle città tantissimi, questi qualsiasi cosa suonano, guardano qualcosa di diverso, non si riesce a capire perché fanno tutte, cioè... Qualsiasi cosa gli fai fare, di qualsiasi natura, loro boh, hanno il patrimonio genetico, fanno di tutto, tutto, no, tutto altissimo livello. Ma basta che Vabbè, lo ma ascoltino una volta, hanno questa capacità che è tutta loro e bisogna riconoscere. Facci sì, sono sentire, dai. d'accordo. Facci sentire.
Ti posso dire una cosa, la voce e la registrazione, cioè, è ovvio che stavo con il tuo smartphone, non era eccezionale, non per te, No, però no, no, perché il tamburo è molto grande e lo so che copre, infatti ci ho no, pensato no, per la dopo. qualità dell'audio del tuo attrezzo, però ti posso dire una cosa, è venuta in maniera antichizzata, come se l'avessimo presa dai nastri dell'audio 8, è bellissimo, guarda. 1918. Bravissimo, bravo. Zunino Alla fine, 1918. tanto tu adesso non ti puoi ascoltare perché stai in diretta, ma quando ti riascolterai, dopo, tanto rimane sul Sì. mondo, capirai cosa voglio dire. Sì, dai, allora sono molto curiosa. Sembra quasi. Senti, ma poi dopo ci fai avere tutte le tue registrazioni, le hai accumulate in qualcosa, le hai diffuse, dove Allora, stanno? le mie registrazioni, guarda, io Quelle essendo, antiche, diciamo, oltre le quasi alla tue, no? soglia del, come dici, scusami? Oltre alle tue, ai tuoi lavori, le tue Sì. registrazioni antiche, ce l'hai da qualche parte, le hai divulgate, cosa? Certo, certo che ce le ho. Sono tutte state riversate su CD o DVD e stavo dicendo, siccome sono quasi alla soglia, quasi, ancora devo compiere 90, 49 anni, però insomma poi sto pensando a fare testamento. Quindi Non è poco, è giusto. in diretta vi dico che ci sono già delle persone a cui sicuramente lascerò questo materiale perché per il momento non è pubblico, ma vorrei anche che fosse pubblico perché poi appartiene al popolo. No, ma è giusto che sia così, se no a tramandare, no? Scusami, Assolutamente, quindi quello sì. che trattieni per te lo perdi per sempre, quello che dai Ma agli altri certo, assolutamente, lo quindi sì, trattieni a ovviamente te. poi nel tempo sarà fruibile. Guarda, io non mi sono messa veramente a fare un archivio digitalizzato, sai, a fare perché faccio anche tantissime cose e per me è molto difficile stare seduta a troppo tempo in un posto. Cioè, l'unica cosa veramente che riesce a Ma sai pure trattenermi perché è bisogna? Sai pure perché bisogna farlo? Perché questa merce che è diventata un patrimonio immateriale importante, più sta in giro, più ce l'ha uno, ce l'ha l'altro. Sono d'accordo, sì. Perché tante volte, per esempio, adesso sto canale, molti mi dicono, faccio tanti video, sia quelli di storia che mi riguardano, sia questa, mi dicono, ma avesse avuto ai nostri tempi uno come te faceva. Ho fatto questa domanda perché molti mi chiedono, siamo in una ricerca, hai fatto qualcosa negli anni 70? Hai registrato qualcosa? C'è qualcosa conservato? Sono tutta la ricerca di vecchie cose che non ci sono più. E infatti questo che noi facciamo forse te lo guarderanno in pochi, perché noi siamo a piccola realtà, ma fra 20 anni, 30 anni, hai visto là, ti ricordi come eravamo? Certo, sì. Infatti noi questo non, per noi lo facciamo per passione, senza scopo di lucro, come ti dissi per telefono, lo facciamo per lasciare ai posteri. Sì. E io voglio salutare Nando Citarella che ci ha messo in contatto, lo ringraziamo, io lo ringrazio Sì, personalmente. assolutamente. È Nando, vecchio stato amico. Sì, e sì, sì, non sì. aveva non, non, non sbagliava a dirmi che è una delle poche che poteva fare questa trasmissione. Spero che molti nostri spettatori hanno le idee più chiare sul discorso della pizzica e sappiamo perfettamente che dietro questo marketing che possa durare ancora in eterno
c'è un mondo molto radicato dagli aspetti culturali molto, molto importanti, che la nostra, è una parte della nostra civiltà mediterranea e di tutto quello che alla fine ha nutrito il mondo e continua a nutrirlo. Io ti saluto e ti ringrazio. Grazie Spero di poterti Claudio e a sentire presto. E seguito spesso le tue trasmissioni. presto. Grazie. Ti ringrazio, grazie. Ciao.